Vaccini e dintorni, storie vere, poliomielite e disabilità. Sigla. In tema di epidemiologia di malattie virali che in questo tempo fanno discutere molti, noi non facciamo polemiche, facciamo solo parlare i protagonisti di storie vere e di una malattia importante che in Italia per fortuna in questo momento è sotto controllo, la poliomielite e i suoi esiti. Ecco, i miei ospiti questa sera sono Zita Chinaglia, che ringrazio di essere qui, presidente dell'Associazione Veneta Poliomielite, Marina Giacon, socia della stessa Associazione Veneta della Poliomielite, e la dottoressa Francesca Mungo, che è un medico generalista, un medico di famiglia, che lavora come medico generale nel centro integrato Bernuzzi di Maserà, e che anche lei ha una storia vera da raccontarci. Sono storie non solo vere, i protagonisti sono qui. Vi prego di ascoltare e riflettere. Zita, grazie di essere qui. Cos'è successo, Zita, nel 1951? Sì, sono stata colpita dalla poliomielite e sono stata ricoverata per circa un anno tra Padova e Bologna e poi le dimissioni definitive con esiti di polio sull'arto inferiore sinistro. Quindi invalidanti. Invalidanti. In carrozzina da allora, vero Zita? No, per fortuna. No, e io sono riuscita a fare una vita abbastanza normale, sì, fino a una certa età, verso i 40 anni, ho cominciato ad avere problemi. Hai problemi secondari del motoneurone, quelli delle complicanze, sì, della polio, che, sì, vengono a distanza di tempo. Zita, non c'era il vaccino allora, vero? No, purtroppo no. Se ci fosse stato... Magari mi avrebbe risparmiato tanti dolori, tante sofferenze, tanta sofferenza, dolori. Sì. Allora, possiamo parlare della poliomielite un attimo, prima di passare a Marina Giacon, dicendo che la polio colpisce non una volta, colpisce tre volte. La persona, la famiglia e la persona secondariamente a distanza di anni. Sì. Tant'è vero che c'è un centro specializzato che è la Regione Veneto assieme alla Regione Trentino, nel Garda, vede che io so queste cose, ha mantenuto in convenzione per lo studio proprio delle malattie secondarie del motoneurone nel prosieguo, perché non è vero che la polio può dare degli esiti, non sono esiti, sono complicanze continue. È vero? Sì, sì. E poi c'è il problema sociale, quindi delle barriere architettoniche, ne parliamo dopo. Marina Giacon, cara, cos'è successo? Lei si è ammalata quando? Nel 57. E non c'era ancora il vaccino? Non era obbligatorio. C'erano i primi e non era obbligatorio. Non era obbligatorio e il papà mi raccontava che lui in quanto edile avrebbe dovuto pagarlo. Sì. Però si poneva il problema degli effetti collaterali. Sì. Aveva paura. Allora, scusi Marina, allora cari telespettatori ascoltatemi. Non era obbligatorio, cominciava i primi vaccini, era a pagamento e c'erano possibilità di effetti collaterali. Lo dico in questa sequenza perché poi parleremo con la dottoressa Mungo. Marina, e cos'è successo allora? Niente, i miei hanno deciso di non correre il rischio dicendo proprio la classica frase. Che il vaccino frase, era pericoloso. Proprio ecco, a me. Esatto. Fatalità, è successo proprio a me. È successo a lei, quindi? Sono stata colpita gravemente. Io malattia sono, grave. Sono stata nel polmone d'acciaio. Lei è stata nel polmone d'acciaio. Sono viva per miracolo. E sì, anch'io come Zita subisco il continuo aggravamento costante. Sì, ecco. Sotto piano piano lavora, è vero la polio purtroppo? Lavora, a me è bastato, camminavo anch'io con le stampelle, l'ausilio, sì, di stampelle, ma è bastata una semplice frattura a un ginocchio e sono finita in carrozzina. Perché la poliomielite non migliora. Voi anzi... avete avuto la fortuna di poter fare una vita sociale, sì, sì, e familiare buona. Sì, sì, ci siamo però sposati. Perché figli, avete insomma anche trovato dei partner adeguati che hanno, sì, saputo starvi vicino e amarvi lo stesso. Pensate a quanti invece, magari piccoli, sono stati magari lasciati nell'indigenza a casa e famiglia e queste cose qui. Questo è il secondo caso. Adesso andiamo al terzo caso che, come vedete, è in correlazione. Francesca,
Cosa è successo? Quando ti sei ammalata? Sì, intanto io ti ringrazio per l'opportunità che ci dai. A me, la mia paziente, la presidente dell'AVP. Perché secondo me è una testimonianza che in questo periodo vale più di qualsiasi altra polemica, giustamente come hai detto tu. Non ci sono parole per poter contrastare quell'idea imperante sì. Che è legata alle reazioni avverse da vaccino. Sì. Quanto la testimonianza di queste persone che senza il vaccino hanno avuto quello che effettivamente sì. poi si che ti hanno, viene il groppo alla gola. Certo, perché io comunque ho avuto l'esperienza inversa. Nel periodo in cui la Marina non poteva avere il vaccino, appunto perché per motivi vari, socio-economici. Anche economici, perché costava allora. Perché era quello. Mio padre invece è andato, io vivevo in montagna, all'epoca ero ragazzina, era il 59, quindi sì. avevo neppure i 4 anni. E mio padre decise in una zona assolutamente endemica di poliomielite, attorno a me vedevo veramente tantissime persone e si parlava e si narrava di questo polmone d'acciaio, gente sì. che veniva trasportata proprio fuori, addirittura fuori anche dalla Calabria. Anche perché erano pochi, erano pochissimi pochi in Italia, sì. E quindi io ho avuto la fortuna all'epoca di avere una famiglia che si è preoccupata di fare tantissimi chilometri in mezzo al mondo per andare a comprare il vaccino. Però era il primo. Era il primo. Il primo e tipo. E quindi il primo tipo a me ha fatto un effetto disastroso, per cui mi sono ammalata di poliomielite. Era uno dei primi casi in cui il vaccino non solo non era perfetto, ma erano sì. i primi, era considerato abbastanza a rischio, certo. come diceva Marina. Sì. E a te è venuta la polio. Questi effetti avversi li ho avuti sulla mia pelle. Tutti. E mi ricordo ancora la sofferenza del blocco della mia corsa in piena età prescolare, quindi sì. ovviamente non potevo neppure muovere, e avevo un'emiparesi proprio sì. da motoneurone, classica sì. la sintomatologia da motoneurone, che però per un effetto fortuito evidentemente c'è stato qualche miracolo soprannaturale, per cui ho ripreso perfettamente la mia funzionalità. Sì. Ne sono uscita fuori, ho fatto di nuovo il vaccino Sebin quando poi sì. Il Salk quando quello poi, orale, quello orale, attuale ancora osse, adesso quello, più perfezionato. Quello diciamo. Più perfezionato in età, sì. in età scolare, per sì. cui non ho riportato nessun altro esito e sicuramente sono più fortunata delle mie amiche qui che sicuramente certo. hanno subito su di loro tutti gli effetti avversi della disabilità che ne deriva. Voglio ricordare ai telespettatori questo, l'epidemia europea molto importante di poliomielite è stata nel 1956, migliaia di bambini sono mancati e centinaia di migliaia hanno avuto disabilità e c'è stato un grosso problema. Il vaccino si cominciava a studiare pensando di attenuarlo con la puntura, il primo tipo di vaccino, quello che in alcune situazioni non si sapeva se era stato attenuato molto bene e che ha dato purtroppo questa, e che Marina non ha fatto proprio perché c'era questa paura, mentre è successo a te purtroppo. Poi si è scoperto che nella malattia c'era un problema intestinale, per cui si è evidenziato che poteva essere dato per bocca e finalmente il Salk e quelle goccette che vengono date, il vaccino un po' attenuato viene dato anche per bocca, eccetera, e crea l'immunità perché produce gli anticorpi. E per fortuna questo è un problema attualmente risolto. Non del tutto, perché dove non si può fare il vaccino orale, come in certe zone dell'Africa, abbiamo la polio. Però finché si può, la medicina pubblica, cioè gli stati, devono pensare al benessere dei suoi cittadini. Però cittadini che poi dopo bisogna pensare anche al benessere di quelli che sono stati sfortunati. E allora ritorniamo all'Associazione Veneta Poliomielite. Cos'è successo allora che dopo questi cittadini, sfortunati da una parte, fortunati perché in fondo siamo in un paese civile, hanno dovuto affrontare per poter vedere riconosciuto il loro problema di disabilità in un mondo che si muove così freneticamente? E diciamo che la poliomielite dava un'invalidità minima del 35% a tutti all'epoca, negli anni sì. addietro. E dopo naturalmente con l'aggravarsi della situazione, perché è una malattia progressiva, possiamo dirlo tranquillamente, e man mano che insomma, si arrivava ad avere un grado di invalidità un po' maggiore per avere, che so, la possibilità di andare a lavorare, per avere qualche esenzione, per avere, sì. ecco così.
E però è arrivato il momento negli ultimi anni che lo Stato non ha più pensato alla poliomielite. La poliomielite è stata vinta dal vaccino e quindi si è considerata una battaglia vinta. Sì, però non hanno considerato i superstiti. Esatto. E i superstiti, che attualmente siamo ancora sui 70.000 in Italia, insomma, però eravamo ancora tanti di sì. più. E poi tutte le barriere architettoniche che e ci poi, sono. E poi siamo dei grandi invalidi praticamente, per cui abbiamo questa difficoltà, diciamo, abbiamo delle olimpiadi giornaliere per poter vivere, perché abbiamo tutte queste barriere architettoniche che o sono state create nei tempi passati, sì. e vabbè, ma continuano ad essere create con le strutture moderne e vengono inoltre create per la disattenzione dei cittadini normali. Per esempio, possiamo fare qualche esempio? Grazie. Possiamo dire, se le vedete, questo libro, questo libretto riporta alcuni esempi, ma comunque una delle grosse difficoltà è che vengono parcheggiate le auto, anche o le moto, nelle strisce gialle che sono a fianco delle auto nostre, sì. quindi noi non riusciamo più ad aprire la porta e non riusciamo più a entrare in carrozzina. Questa è una. Poi non pensiamo solo ai marciapiedi, no? Le sì. macchine parcheggiate sui marciapiedi, parcheggiate davanti ai sivoli, oppure i bidoni delle immondizie che sono sì. messi là. E i pali della luce piantati in mezzo. I pali della luce piantati in mezzo e via di sé. I gradini. Perché io vorrei spiegare anche agli architetti, ingegneri, geometri, che non è necessario fare i gradini a piano terra, cioè bastano delle rampette per salire sì. e si risolverebbero tanti problemi, le carrozzine dei bambini e anche per le persone anche anziane che trascinano i piedi. Io non mi considero ancora anziana, no, anche no, se gli lei altri è giovanissima la zitta. Ecco. Però anche per le persone più anziane di me, insomma, sì. che hanno proprio per l'età magari si sono un po' infermate. Certo. Senza... Ci sono anche gli ambulatori. Sì, gli ambulatori con i gradini, eccetera. I negozi, le farmacie. Brava, ecco, brava. Tutte con i gradini. Marina, e lei vuole dirci qualche cosa? Ma io concordo con Zita, perché sì. il poliomielitico, il disabile in genere, ecco, diciamo, si sveglia al mattino e sa che dovrà digrignare i denti per affrontare la sua giornata. C'è un percorso ad ostacoli tutti i giorni. Tutti i giorni, tutti i giorni, è un'olimpiade, come dice Zita, proprio una vera olimpiade. Allora basterebbero piccole cose per alleviare sì. Tutte queste sì. difficoltà e rendere la vita un po' più piacevole, più semplice, agevole, sì, anche alle sì. persone con disabilità. E anche non solo, perché giustamente ricordava Zita l'anziano, la mamma col passeggino, la persona cardiopatica che fa fatica a fare certo. i gradini. Io che chiederei fa, insomma, il sacrificio di fare una giornata di volontariato in carrozzina a qualche responsabile di ufficio tecnico. Perché se i responsabili degli uffici tecnici vivessero un giorno solo per prova e solo per dare un esempio di generosa disponibilità, vivere in carrozzina per vedere quanti ostacoli potrebbero essere eliminati, loro che sono dei tecnici capirebbero quanto dovrebbero tenere d'occhio i progettisti quando presentano i progetti edilizi o dei negozi o di qualunque cosa. Perché gli ostacoli sono moltissimi, molto più di quanto ne pensiamo. Guardi, noi, se posso spezzare una lancia a favore del mio paese, vedo che adesso stanno sistemando tutti i marciapiedi, certo. laddove ci sono le strisce pedonali, e stanno portando il marciapiede proprio a raso. Sì. E quindi la carrozzina certo. va bene, va veramente bene. E anche qualche Maserà negozio, il suo paese. Maserà di Padova, sì. E Maserà di Padova, chi c'è di sindaco? Abbiamo il sindaco De Paoli. De Paoli, che è un bravo sì. medico veterinario, che è molto sì. sensibile ed a queste cose. Ed è figlio del medico. Ed è figlio dell'ex medico, sì. di condotta. Sì, posso dire che è un mio amico De Paoli? Una brava Mi persona. Fa piacere. Comunque anche i negozi, vedo che qualcuno, chi ha buona volontà, si possono fare sì, le sì, cose. Sì, si munisce di quelle passerelle sì. e va Poi bene Poi basterebbe tutti. Mettere appunto la passerella va anche in legno, tutti. Eccetera, sì, sì. di aiuto. Negli ambulatori com'è la situazione? Negli ambulatori è sempre una nota dolente, perché comunque sia devono essere sempre messi a norma, per cui sì. in ogni caso noi, la mia struttura dove sì. io mi freggio ecco, di il lavorare. Centro di Medicina Integrata sì, a Maserà. Di Maserà, sì. che è un po' un fiore all'occhiello in questa è URSS. È un po' un polo, no? È stato il primo polo di questo tipo. Siete in cui tanti 13... medici insieme e sì. lì trovano le risposte al malati. Nucleo centrale. Quindi lì non ci sono
Non ci sono barriere architettoniche. Al nucleo centrale in cui eravamo in tre si sono aggiunti gli altri nostri colleghi che si alternano nella Guardia Medica, nelle H24 di cui noi ci fregiamo come organizzazione, e vedo che va bene per tutti, no? Penso che per tutti, proprio per la concezione dell'attenzione alla disabilità l'attenzione alle vaccinazioni è alta nel tuo paese? Io vorrei spezzare proprio per una mia, quando Marina mi ha coinvolto piacevolmente, devo ringraziarla, in questa nostra progettualità che mi ha entusiasmato moltissimo vedendo questo opuscolo che era stato stampato da loro e anche a spese loro, quindi ci tengo che venga reso pubblica una cosa del genere, perché una buona volontà fatta da disabili significa che è un problema di cui dobbiamo farci tutti carico e non soltanto lasciarlo ai disabili che facciano la loro propaganda. Però questa cosa qua mi ha entusiasmato perché secondo me è un dovere nostro medico dover far passare un messaggio. Chi non ha provato il vaccino sulla sua pelle e chi l'ha provato come me e comunque si è vaccinata ancora, in barba anche agli effetti collaterali che dobbiamo sapere tutti i farmaci possono dare ad ognuno di noi. Non quindi non soltanto esatto. I vaccini. E chi non lo prova non può sapere se lo dà o se non lo dà. È un discorso molto banale, molto semplicistico, ma comunque è reale. E non c'è base scientifica, secondo me, forse tu condividerai con me, che ci siano delle correlazioni provate proprio da fenomenologiche legate a una correlazione tra l'insorgenza di autismo o di altri effetti spiacevoli con il vaccino. Per cui in base a questo noi come medici non ci possiamo esimere dal dovere morale di dire il vaccino sì, grazie. Il vaccino sì, grazie, e serve. Anche perché se stiamo facendo tante campagne per poter portare in Africa o in altre zone più disastrate i vaccini che salvano parecchi bambini e parecchie vite, non vedo perché noi dobbiamo fare la campagna contraria qui in Italia. Qui è diventata una contraddizione. Lo Stato ha dovuto mettere uno decreto di obbligatorietà perché la gente ha dimenticato i fenomeni che vi hanno colpito e purtroppo le malattie che, quando ci sono terribili. Io devo ringraziare Zita, Marina e Francesca. Grazie a te. Sei stato sempre eccezionale. Storie vere che devono migliorare la conoscenza delle nostre mamme, perché sono le mamme che devono ricordare che i loro bambini sono un tesoro prezioso che va protetto anche con la medicina preventiva, che è quella dei vaccini. Grazie a voi tutti, alla prossima. Grazie, buonasera.